Allora, è arrivato il Beta 200 RR del 2019 e proviamo oggi a montare il portatarga della Camoletto Racing. Ciao a tutti, sono Massimiliano della Camoletto Racing. Ci andiamo a aprire la nostra confezione del portatarga. Il portatarga si chiama On-Off. Il nostro portatarga è composto da due parti: la parte dove si fissa la targa, che è movibile, e la parte fissa dove il portatarga rimane fissa sulla moto. Ha diverse. Vedi, entra, esce così, con un incastro che fa il bloccaggio e non si perde la targa in gara. E per evitare le rotture è stato fatto un taglio laser arrotondato sull'estremità dove c'è l'effetto molla, poi è stato rinforzato la parte l'effetto molla ed è stato usato un materiale di qualità che è l'Ergal. Questi tutti e due particolari. La parte più importante sono le due guide di scorrimento che sono state fatte in nylon, sono state stampate in nylon con le boccole in acciaio dove sono state fissate da 3, 6 vitine da 4 e sono la parte dove si ha un fissaggio saldo e non si hanno vibrazioni, che è la cosa importante, e non consuma la basetta. Andiamo a vedere come montarla. Qua ci sono le istruzioni, fa vedere che la basetta si può montare con quattro viti di fissaggio, c'è la vite, c'è la boccolina in nylon per fare da distanziale, la rondellina e il dadino autobloccante, tutto in zincato. Allora, andiamo a posizionare la basetta sulla moto. Fondamentale, non fissarlo troppo in alto, perché sennò andiamo a coprire la luce di posizione, lo stop. Allora dobbiamo darci un po' di spazio perché il portatarga finisce esattamente dove finisce la basetta. Dobbiamo lasciargli qualche centimetro di gioco, anche perché si veda la luce, eccetera. Infatti il KTM addirittura c'è cioè i fori dietro dove andiamo a intercettare la nicchia, buchiamo e abbiamo il fissaggio È perfetto. comunque universale. È comunque universale. Diciamo che le moto da enduro sono le più diffuse su KTM Beta, dove hanno portatarga un po' particolari, le altre sono lisce dietro, perciò puoi sceglierti la foratura. L'ideale, se non hai i vincoli, è la foratura 3, due viti sotto e una sopra, così hai massima tenuta e minor peso. Facciamo una piccola riga per fare il Sì, riferimento. tanto è la mia la moto, quindi Ma puoi tanto puoi rimanere rigarla. sotto, non si vede. Allora, facciamo il foro. Ho già il trapano, le viti di fissaggio sono da M5. Perciò facciamo un foro da 5,5 così siamo comodi e possiamo aggiustare la cosa. Io qua sono attrezzato, perciò vado di lusso, ho anche il pulino automatico e faccio il centrino per non andare in giro con il foro, così c'è il centro di centraggio e faccio il buco. La cosa che dobbiamo fare, tipo su questo portatarga che è più lungo confronto alla basetta, dobbiamo tagliare un po' il parafango per accorciarlo, perché sennò non riusciamo con le dita ad andare a premere l'effetto molla per poterlo sganciare. Ho tagliato il pezzo che c'era in più e adesso gli diamo una bella molata, così rimane bello. Prendiamo le viti, prendiamo la prima vite, prendiamo una boccola di distanziale, poi prendiamo un dadino e una rondella maggiorata. Dadino e rondella maggiorata. Il pacchetto verrà così. Allora, mettiamo su la prima vite, da sotto gli andiamo a mettere la rondella e maggiorata con il dado autobloccante. Le imbocchiamo. Ok, adesso mettiamo le altre due. Abbiamo fissato il supporto fisso sulla moto. Noi abbiamo il nostro portatarga. Giusto per farvi vedere com'è. Le due guide, queste due fessure qua che si incastrano nel nostro supporto, dove bisogna centrarli. Scorrono lì su, arriva il bloccaggio e non è fissata la targa. Bisogna premere, si va sopra. Poi si spinge per un pochino e si blocca. Una cosa Cosa semplicissima proprio, semplicissima. però bisogna Il farlo. riferimento che noi dobbiamo avere è sempre che il porta, cioè la parte dove si fissa sulla targa e la parte che si fissa sulla moto devono essere paralleli. Una volta montati sono paralleli. Questi qua sono i due perni di fissaggio che vanno qua, nei due piccoli fori. Per chi la usasse su strada per un periodo, chi avesse proprio il dubbio, vuole avere il 110%, comunque non si sono mai persi perché l'effetto molla posso garantire che è bello duro. Ci sono le due boccole, sono filettate, perciò si potrebbe mettere una piccola vitina.
però io sinceramente lo sconsiglio. Così, nel anche senso. Per comunque per eventuali dispetti che qualcuno dispetti può qualcuno, fare, se la usi in strada, la usi in non te lo rubano, non ti rubano la targa. Non ti rubano la targa, perché effettivamente è molto comodo toglierla. Però io dico, c'è. Io personalmente a core non lo uso perché non si perde. Perché l'ho provati, sono ormai 6 anni che le produco e sono più che collaudati. Più che collaudati. L'ho fatti in questa versione a mezzaluna per alleggerirlo, perché noi abbiamo problema di non dover appesantire troppo la moto a gara già in per sé, ma proprio per non sforzare i codini. Adesso vabbè, molte case hanno irrigidito i codini, però per stare proprio in un peso accettabile, perché il tutto pesa solo 160 grammi. Cioè, passiamo col fissare la targa sulla nostra parte rimovibile. La mettiamo, la nostra bella targa nuova linda, la mettiamo qua sopra. Allora, prima di mettere su, io consiglio sempre, io adesso metto della pasta, del mastice, silicone va benissimo. Per che motivo? Perché aiuta a fare un corpo unico tra targa e portatarga. La posizioniamo allineando i fori leggermente. Andiamo a prendere i nostri rivetti che sono in dotazione. Io adesso ho una rivetrice pneumatica, ma si può avere tranquillamente quella manuale. Allora, mettiamo il primo foro, è più o meno allineata, tiro il rivetto. Quindi abbiamo già finito il lavoro? Finito il lavoro, potete solo, e se avete solo una cosa a fare, andare in moto, divertirvi. Fantastico. Ciao a tutti dalla Camoletto Racing. Grazie. Ciao Roberto, per il lavoro che hai fatto. E adesso mi devi fare usare un po' il tuo beta, che adesso assolutamente. Io col 200. Assolutamente. Grazie, ciao. Ciao.